Forza. Ammirai, signore e signori, buonasera e bentrovati al concerto della banda dell'Accademia Navale di Livorno. L'Accademia Navale la conoscete tutti, è l'istituto dove vengono formati gli ufficiali della Marina Militare. È stata inaugurata nel 1881. Da subito si dotò di una piccola fanfara, cioè formata solamente da strumenti ad ottone, per addestrare gli allievi alla marcia e per le visite ufficiali. Successivamente sono state inserite le ance, clarinetto e sassofono, e è diventata una piccola banda. Attualmente è formata da 23 elementi ed è diretta dal primo maresciallo luogotenente Giovanni Cosenza. Non lesinate gli applausi, vai. Tanto fa pure freddo, ci riscaldiamo. Allora, brevemente per quanto riguarda il programma, sarò franco. Il maestro mi ha fatto studiare un po', mi ha fatto preparare uno speech, cioè un programmino, io me lo sono dimenticato. Allora ho cercato di scrivere qualcosa, ma dirò cose che magari non sono attendibili, vabbè, non controllate, ok? Allora, il maestro l'ha immaginato come un viaggio virtuale sulle ali della fantasia, quindi non ci saranno problemi di mal d'auto, jet lag, però sarà un passare da palo in frasca, non ci sarà un itinerario ben definito, quindi voi seguiteci attraverso il mondo. Siamo partiti con l'inno nazionale, era doveroso, l'inno di Mameli. È stato scritto da Goffredo Mameli come poesia il 10 di ottobre del 1847. È stata subito, immediatamente spedita questa poesia a Michele Novara, il maestro, anche egli, tutti e due genovesi, che l'ha musicata di getto. Un mese dopo, esattamente un mese dopo, quindi nel novembre del 1847, veniva eseguito sul sagrato di una chiesa da una banda, mi sembra la banda di Sesti Levante, quindi la prima volta che è stato eseguito l'inno è stata una banda, non un'orchestra, quindi vabbè. Battiamo le mani, vai. No, perché me lo sto ricordando, mi sto ricordando tutto. Va bene. Ok, allora partiamo il nostro viaggio, che il maestro l'ha immaginato come un viaggio. Partiamo da dove? Dalla Toscana. Siamo qui, quindi dalla Toscana. Il primo pezzo è il folklore toscano. Tutti i napoletani e i romani si vantano di avere una grande musica popolare. Hanno ragione, ma anche la Toscana. Quando Tchaikovsky visitò l'Italia sul fine del 1878, fu molto colpito dalla